Malgrado la serata afosa, i soci dell'Unitre di Lodi hanno gremito il salone Sandro Pertini del Circolo Archinti di Viale Pavia. L'occasione è stata offerta dalla riflessione su un tema, la guerra in atto tra Russia e Ucraina, che sta avendo co conseguenze anche sulla vita ordinaria di tanti europei. Sollecitato da Lorenzo Rinaldi, direttore del quotidiano Il Cittadino, ne ha parlato Massimo Ramaioli, esperto di politica internazionale. Uno dei problemi più grossi su questo mondo adesso, in questo periodo, è la guerra in Ucraina. Com'è successo tutto questo? Non è mai facile spiegare un problema così complesso in poche parole, ci proverò. Ci sono delle ansie storiche russe a livello geostrategico, a livello geopolitico. Ci sono delle condizioni strutturali che hanno portato Putin a fare questa scelta. C'è l'impossibilità da parte dell'Europa, dell'Occidente, dell'America, l'impossibilità di rinunciare alla difesa dell'Ucraina per motivi sia politici sia anche valoriali, se vogliamo parlarne. Io mi occupo soprattutto di politica, studiandola. Mi viene da dire purtroppo che non è una guerra che finirà presto, ma che purtroppo è che comunque è una guerra che dovremo continuare a combattere come stiamo facendo in questi mesi, in queste settimane. E il mondo che verrà? Il mondo che verrà non sarà particolarmente bello da abitare, purtroppo, anche lì. Un po' ne parlerò questa sera, però ci sarà soprattutto un nuovo ruolo degli Stati Uniti che si riposizioneranno rispetto alla loro presenza sul globo nei decenni a venire. Noi dal 45 ad oggi abbiamo conosciuto solamente un mondo, che è quello dominato dagli Stati Uniti. Ed è un mondo in cui continueranno a dominare gli Stati Uniti, ma lo faranno in modo diverso, con molto meno impegno, per esempio in Europa, a livello militare, a livello economico, a livello politico, il che vuol dire che noi europei dovremmo assumerci più responsabilità di quanto abbiamo fatto finora e sarà un modo di vivere molto diverso per l'Europa in senso lato e per l'Italia in modo particolare. Ci aspettano delle sfide non male. Peggiore o migliore il mondo? Quello che comunque l'egemonia americana ha garantito è stato, soprattutto per l'Europa, soprattutto per l'Italia, 70 anni rotti di pace. È difficile fare meglio di così. Per cui mi aspetto che probabilmente ci potrà essere più instabilità politica e l'Ucraina potrebbe essere il primo esempio di quel tipo di instabilità che ci aspetta nel futuro. Non è la fine di qualcosa, l'Ucraina probabilmente è l'inizio di un nuovo modo di vivere in Europa, vivere nel mondo.